In questo tutorial vi spiegherò come scaricare il LupiBot dal sito Lupiville. La prima cosa da fare è aprire Google e scrivere Lupiville blog. Eccolo qui, Lupiville blog. Ok, apriamo il blog Lupiville, composto da questo menu a tendina in cui sono presenti vari argomenti. A noi quello che interessa prima è un diario di Lutiville. Qui dentro trovate tutto quello necessario per Lutiville, dagli obiettivi ai porti, alle merci, all'XP, all'espansione, tutto quanto. C'è anche un reparto della cucina, dei giochi online, i giochi inseriti nel bot, nel sito, link utili, regine, MSN e Windows, programmi di Windows. Poi c'è la tua city, che qui mettiamo decorazioni e info della city, materiale per decorazione, e il LupiBot, qui composto dalla home, in cui trovate tutto, poi spiegazione plugin, manuale e bot plugin, Facebook e Facebook. Allora, la cosa che a noi interessa principalmente lì è il LupiBot. Io quando pubblico un bot si trova qui, oppure sulla barra destra, vedete, accanto nel bot CityVille, LupiBot. Occorre cliccare e si apre il collegamento. Nella parte più bassa del blog invece troviamo gli ultimi articoli, vedete, quelli che io ho pubblicato, e sotto gli ultimi articoli, vedete, qui ci sono tutti quanti, viene con la spiegazione, poi cliccando si apre. Sotto tutti gli articoli si trovano praticamente i metodi, le migliori funzioni a portata di clic. Allora andiamo al nostro bot, andiamo sulla home del LupiBot, e troviamo appunto qui il LupiBot. Con un doppio clic, con un clic si apre, e noi procediamo al download del bot cliccando su questo programma qui, che si collega su Mediafire, e si collega. Sul lato sinistro qui ci sono i minuti che dicono quanto tempo occorre ancora per lo scaricamento del download. Aprendo questa finestra, mostra nella cartella, si vede appunto il nostro file, a che stato si trova per il download. Ecco il nostro LupiBot. A questo punto, con un doppio clic, si apre il nostro file. E se voi notate, questo è un file zippato, tramite WinRAR, quindi vedete qui sotto in basso, quindi occorre un WinRAR o un WinZip per aprirlo. E con un doppio clic, lui si apre, e troviamo il nostro bot. Lo trasciniamo sul desktop e lo molliamo. A questo punto vedete che lui trasmette tutti i file, li scombatta, e li troviamo dopo sul desktop. Ecco qui il nostro file portato sul desktop. A questo punto noi potremmo o cancellarlo, questo LupiBot, o tenerlo. Dato che sono 60 mega, potremmo anche tenerlo. Chiudiamo tutte le finestre, e ecco qui. Noi apriamo il nostro LupiBot, ed è consigliabile fare un collegamento, come ho fatto io, tramite il tasto destro sull'applicazione. Vedete, qui c'è scritto applicazione. Vedete, si ci crea un collegamento, tasto destro, applicazione, e si incolla sul desktop, in modo che noi, per far partire il bot, occorre semplicemente un doppio clic, dare le nostre autorizzazioni, e il bot è partito. Ecco qui, premendo start, inserire la nostra email e password, e il bot è fatto. Con questo io vi lascio, con questo tutorial vi lascio, e ci vediamo alla prossima. Buon lavoro.